percorso agonistico da 43 km con quasi 1500 metri di dislivello e un percorso da cicloturista, da escursionista dei 28 km con circa 1000 metri di dislivello, anche quello abbastanza impegnativo. 18ª edizione dell'Arampichiana. L'Arampichiana diventa maggiorenne, quindi tante edizioni vogliono dire capacità di organizzare gli eventi in periodi sempre più difficili dal punto di vista logistico e organizzativo per tutti i vari permessi. Noi come amministrazione comunale insieme alla Fondazione Arezzo in Tour abbiamo dato un supporto sia logistico che tecnico che economico, anche grazie alla Polizia Municipale. Siamo sicuri che la manifestazione si svolgerà nel migliore dei modi, con oltre 900 partecipanti già iscritti, buona parte da fuori Arezzo, quindi importantissimo ritorno anche dal punto di vista turistico ricettivo in un weekend che sarà bellissimo, pieno di eventi. Almeno a mio avviso è così, quando la città è piena e ricca si apre un po' in anticipo quest'anno la stagione turistica rispetto alla Pasqua grazie agli eventi che stiamo organizzando in collaborazione con le associazioni. Invito tutti gli aretini a godersi questo weekend ricchissimo. Ci sarà qualche disagio per la circolazione, come sappiamo, ma il lavoro della Polizia Municipale sarà come sempre esemplare, quindi godiamoci questi eventi che arricchiscono la città. Un numero di partecipanti, un percorso per me molto bello, che si snoda partendo da Piazza Grande fino a raggiungere Poti e poi ritornando in dei percorsi tecnici molto importanti, e è una valorizzazione della nostra città di Arezzo. È un bel biglietto da visita non solo per la nostra splendida Alpe di Poti, ma è un biglietto da visita per la città stessa, perché oltre l'80% dei partecipanti provengono da fuori Arezzo, per cui è veramente, non sto a guardare l'indotto che sarà per ristoranti e hotel, ma più che altro è veramente Arezzo si presenterà come una bella donna da ammirare.